Ciao amici del Campanilla, sono Francesca Guccione, una musicista modicana e ci siamo visti in diverse occasioni e in diverse manifestazioni culturali. Mi vengono in mente, ad esempio, alcune edizioni del certamen e sono anche io una ex alunna del Liceo Classico di Modica. In questo video vi racconterò in maniera breve e sintetica del progetto che sto portando avanti. Sono infatti una laureanda in musica applicata all'immagine, del corso dedicato alla musica per film del Conservatorio Francesco Venezia di Rovigo sotto la guida del maestro Marco Piscarini, e in questo momento sto lavorando alla mia tesi, che consisterà nella creazione di un album contenente delle musiche, delle caratteristiche cinematografiche. E all'album legherò un elaborato scritto, quindi la vera e propria tesi, dedicata a tutte le fasi che andrò ad affrontare e a tutta la documentazione che in questo momento sto conservando. Mi occuperò infatti non soltanto dell'aspetto musicale e compositivo del discorso, ma anche di tutte quelle fasi che di solito fanno da contorno per raggiungere l'obiettivo di un prodotto. Mi occuperò infatti della reperibilità dei fondi per coprire le spese di produzione. Parte dei capitoli della tesi sarà proprio dedicata a questo argomento, al rapporto con gli enti, alla pubblicità. Insomma, mi occuperò di tutto dalla A alla Z. Il relatore della tesi sarà il mio maestro e capo dipartimento Marco Piscarini, compositore di tanti film di successo. L'ultimo è Volevo nascondermi di Giorgio Diritti con Elio Germano protagonista. E il correlatore e direttore artistico dell'album sarà il grande violoncellista Giovanni Soglima. Di cosa parlerà l'album? Come vi anticipavo, avrà delle caratteristiche musicali cinematografiche. Non saranno dei brani appoggiati, diciamo, delle immagini, ma in ogni caso nella mia mente delle immagini ci sono. Non potrebbero non essere dedicate al nostro paesaggio e alla nostra Sicilia. Quindi, in maniera non stereotipata, magari, in ogni caso i colori e soprattutto i suoni della nostra terra faranno parte dei brani. In questo momento sto affrontando la campagna di crowdfunding attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso, quindi se vi va di sostenere questo progetto e di diventare produttori, potete sostenere la campagna di crowdfunding attraverso il link che vi sarà comunicato e potete acquistare in anticipo il mio CD in formato digitale o in formato fisico. Oppure scegliere qualche altra ricompensa che è indicata sulla pagina della piattaforma Produzioni dal Basso. Grazie in anticipo per l'aiuto che mi darete. Un abbraccio virtuale a tutti.